Io arrivo a San Michele e quindi non dover fare poi come un corto larga per appunto riassumere un po' le sue impressioni, i fatti, il diario, la cronaca, andare, come dicevo, così come fanno le corto larga, camminando all'Ancretole, Ducule. Dunque, io sono arrivato qui a San Michele il giovedì, giorno di mercato, primo incontro, primo impatto con il San Michelano è stato con Nuccio del Sichuan. Saluti, poi di corsa andare a prendere la chiave da Nuccio dopo che avevo parlato per telefono da Francavilla. Una volta arrivato qui alla masseria, scarico, sistemo, così un po' in fretta e furia, tutte le masserizie, tutte le pezze, tutte le spadole, tutte le sacre, tutte le valigie, un po' sotto, un po' sopra, partenza per San Michele. In cerca di notizie, in cerca di persone da salutare. E intanto Lucio mi aveva proibito di fotografarlo insieme a Castellano Gole, perché l'anno di Pasqua dell'anno scorso, di quest'anno, periodo di Pasqua dell'anno passato, in seguito alle fotografie che era fatta alle bisiette da Navanna e alle mungole da Navanna, tutto si gelò e quindi quest'anno per scaramanzia niente fotografie. Ho messo giorno, dopo aver girovolato un po', sono andato da Madia, sono andato a Sichuan. Nel frattempo insieme a Sichuan mi ha portato le macarrone e le polpette a Sereduc, a mezzogiorno alle 12:30 a Docic. Primo, fagiolini, paghetti, la montagna. Secondo, un picco di carne fatta da rapada, un altro picco di carne fatta da sicchezza, un litro di miele tra me e Ciccio, tra me e più a me che a Ciccio, lo sfocchiamo insieme a lui alla sangria. Sarebbe bene, ho mangiato abbastanza, ho mangiato parecchio. Sarebbe bene, ma ci porca. Verso le 2:30 sono qua, verso le 4:30 mi sveglio, la lenga a tavoletta, sento la pancia, aggiungo. Mi sento poco bene, agli pomoca, la gente pomoca, loro pomoca, loro mette la lenga, insomma, ho volato la specie, così uomini, e mi viene la pancia durissima, e mi sento la bocca bagnata, sputazza, umida, fastidioso, ma ci passiamo a facendo la piscina e mangiare, comunque, lo mangiare, sa mangiare, armata, mi ripasso a Sardegna dopo aver, come dicevo, mangiato la roccia, dopo da mangiare passo da cucinina a mamma. Io esco in piazza, chiacchiere luce di Sichuan, chiacchiere Pietro Zuliglia, discorsi sul popolo italiano, sulla mentalità, sulla cultura, sulla libertà, il tutto in presenza di giovannicchie e sia grazie di tre cavalli. Lo trovo interessato e pronto a rispondere con parole parche, precise, si introduce nel discorso, poi mi parla di partecipazione sua alcuni anni fa almeno al lavoro dei sindacati, ma adesso non lo pensa di cazzo suo, non lo faccio di fatto suo,
lui è disgustato e comunque mi dite con la bicicletta va a salutare Rosalia, Maria Prisi, Mimino, si chiacchiera, si parla della Dickinson, si parla di un altro scrittore greco, Meta, la couture di Aldine, Ramadà, le tavolate da Mille una notte, le tavolate boccaccesche dove si mangia di tutto, dove si vede oltre alla razza ristretta per modo di dire degli epifani, si vedono altre facce più o meno note. Poi altre canzoni, intanto si è costituito subito il reparto mascolino, il reparto femminile, poi i due corpi si integrano, certo attraverso una mezza pizzichettizia il ballo con Zianzine, non succede niente, si canta, si parla, si ride, si chiacchiera. Verso le 2:20 così, quando tutto è ormai raggiunto, Armando comincia, dice, le solite filastrocche lunghissime, le cazze, menti, vaffanculo, ha bevuto grazie a Dio, ho bevuto grazie a Dio, abbiamo bevuto grazie a Dio. C'è la scoperta per modo di dire, se non altro la verifica o la documentazione uditiva e visiva della presenza, meglio, della personalità di Pelotte, la moglie di Aldino, una donna veramente di spirito altissimo, liberalissima nelle espressioni, nelle allusioni, il vero tipo di cristiana, del popolo, genuina, semplice, pulita, bricona. Salutiamo tutti, adesso le 2:30 così, che a domani ciao, ci portiamo a te su Abbiamo voluto iniziare con la voce di Mario, ci sembrava il modo più intimo, anche più spirituale, anche se forse la parola non gli sarebbe piaciuta. Però era il massimo che ci potevamo permettere della sua presenza e ci piaceva farlo così perché la sua voce, secondo me, ci aiuta a sintonizzarci sulle corde giuste per parlare di lui. Stasera io non vi racconterò la storia di Mario. Mario Nacci, figlio, come sapete, di Cicillo Lugnure, di Paolina e di Antonia Sante. E quello che vogliamo proporvi è un andare per tracce, seguire le tracce che lui ha lasciato nei luoghi che gli sono appartenuti, nei posti a cui lui è appartenuto. No, ci ha comprato. Questa cosa qui, scusate. Non so se funziona così, aiutatemi questo microfono. Bene, e non voler andare per queste tracce, queste impronte che sono immagini, impressioni, lettere, diari, quaderni, per sentire cosa, ascoltare ciò che di Mario rimane nelle sue carte, nei suoi oggetti, nei suoi fischietti di terracotta che qui non vedrete, che però echeggiano, nelle sue risate, nei suoi canti, con i suoi amici, quelli che avete ascoltato in maniera magari non consapevole mentre prendevate posto. E per ascoltare ciò che magari Mario avrebbe voluto dirci. Un andare, questo che vogliamo fare, conviviale, no? In maniera proprio informale tra amici, come sarebbe piaciuto a lui. Non gli sarebbe piaciuto un modo, diciamo, pieno di cerimoniali, ampolloso e formale, perché si sarebbe sentito ingessato nei sentimenti, nella relazione con gli altri. Però perché parlare di Mario, ci eravamo chiesti, no? Mario non era un poeta, eppure amava moltissimo la poesia e la sua prosa scarna, asciutta, i suoi appunti,
erano delle note di grande poetica. Non era scrittore, eppure scriveva puntualmente di sé, del mondo, delle persone che incontrava. E lo faceva con questo stile che era proprio, quasi una stilettata, quasi una, ogni appunto era una, come posso dire, una lancia proprio di lettura dell'umano con cui lui andava ad incontrarsi e a interagire. E aveva poi questo doppio registro, Camilleri, quello di Montalbano, l'ha usato molto, no? Alternare l'italiano col dialetto. E quello che lui fa, nei suoi diari, che ho avuto, diciamo, il piacere di studiare in questi giorni, nelle lettere, alternare un uso dialettale, anche antico, che magari anche sta scomparendo, con degli idiomi tipici, dalle sonorità messapiche e salentine belle colorite, ad un italiano molto colto, anche con delle parole, delle espressioni di latino anche raffinato, che poi magari ce n'è una che sentirete stasera, poi magari a fine serata vi dirò di cosa si tratta. E quindi cosa non era ancora Mario? Mario non era un fotografo, eppure riprendeva nei suoi scatti centinaia, ne vedete solo una parte qui, le persone e i paesaggi. Non era uno storico, eppure raccontava, raccoglieva frammenti di storie minori, di volti, di uomini. Io ho trovato nelle cose che Franco ci ha mandato alcuni titoli di storie che probabilmente avrebbe voluto scrivere, alcune delle quali ad alcuni di noi sono state già raccontate, le raccontava quando ci si incontrava, tipo Nonna Maria di Fischette, l'interruttore, Runzecchie e la palette di Ligravune, Nonna Genie e la ciumente di Cosimo Pastore, le fiche moniche di Angelicchie e di Villecchie, Anserma e Cumbantonio Moro, Licchi di Quezzi di Mele e la Ciucce, Bucilla Cite senza mutante, Tutucci di Canna Canna, Latene di Chiccodi di Stuezze, Parisi e l'orto confinante con l'Uerto in Uste, Papa Dunetta e Michelina e la Cugina, di Pizzuli, Via Fiore, Via dei Mille. Ecco, queste erano le storie che lui raccontava, storie minori che però costituiscono il tessuto di una collettività, che ci fanno ritrovare insieme, ci fanno riconoscere e così costruiscono il profilo di una nostra identità. E questo non era ancora Mario, non era un artista, però lui ha praticato un'arte che ha insegnato chi lo ha amato, chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di frequentarlo. È stato un grande artista nell'arte di vivere con leggerezza, la leggerezza di cui parla Calvino, che non è la leggerezza, non intesa come superficialità, ma come capacità di planare sulle cose dall'alto senza avere macigni sul cuore. Ma cos'era poi invece Mario? Come lavoro era maestro, poi è stato professore, uomo di lettere, è stato un raccoglitore di parole, di tutto ciò che veniva raccontato e scritto nel suo paese natio. E quindi l'ordinario, il quotidiano, il lavoro, così come la festa, la compagnia, il vino, gli stornelli, le processioni, la cungreie, i chiangi o muerte, le prefiche, la banda del paese. Questo paese che si portava dentro, e che come un'isola galleggiante dentro di sé, che poi lo portava con sé nel mondo. Un paese che si allargava ad ogni estate, ad ogni ritorno, quando passava nelle stradine con le case basse rispetto a quelle della città, quando si fermava in piazza su una panchina, semplicemente a guardare la gente che passava, gente del passato, gente del presente, senza nomi, magari poi chiedeva se ma ci eri quello te, no, voleva sapere sempre tutto. E come scrive in una bella lettera a Edmondo e a Rocco, lui preferiva starsene, preferisco starmene a Setterio sopra la scheda della sezione dei cacciatori e sentir parlare gli amici di malattia e di politica. Preferisco veder passeggiare in piazza e nel frattempo osservare il volo delle ririnette che si rincorrono, rincorrendo il muschile. Preferisco, nanze da casette, cantè. Grazie.
trovato un doppio pannello. L'allegria era il suo elemento. Abbiamo scritto allegria il suo elemento. Era una frase che diceva anche Ungaretti, come lui. E era lo slancio vitale, secondo me, che lo portava a superare le normali spigolosità, durezze della vita che ogni essere umano incontra nel proprio vivere, no? E sempre con questo ricominciare dal punto magari dove la vita proprio si andava a interrompere, magari proprio da capo, come se nessun dolore, nessuna morte potesse mai inficiare, sabotare la sua gioia di vivere. Quasi a dirci che l'allegria è una cosa seria e che le beatitudini non è soltanto roba da santi, ma che può essere a portata di uomo, di qualsiasi uomo, basta saperne godere in modo sano, in modo genuino, in modo semplice. E perciò lui la viveva l'allegria e la difendeva. E io quando penso alla sua allegria penso ad una poesia di Mario Benedetti che più o meno dice così: la difendeva l'allegria come una trincea dallo scandalo e dalla routine, dalla miseria e dai miserabili, dalle assenze transitorie e da quelle definitive. La difendeva come un principio, dai neutrali e dai neutroni, dalle dolci infamie e dalle gravi diagnosi. La difendeva come una bandiera, dal fulmine e dalla malinconia, dagli ingenui e dalle canaglie, dalla retorica e dagli arresti cardiaci, dalle accademie. L'allegria come un destino, la difendeva dal fuoco e dai pompieri, dalle vacanze e dalla fatica, dall'obbligo di essere allegri. L'allegria come una certezza, la difendeva dalla patina del tempo, dall'opportunismo, dai ruffiani della risata. L'allegria come un diritto, la difendeva da Dio e dall'inverno, dalle maiuscole e dalla morte, dai cognomi e dalle pene, dal caso e anche dall'allegria. Nella lettera ad Armando, che adesso sentirete, suo grande amico di goliardia e di spensieratezza, compagno di memorabili bevute, potete ascoltare un cammino della sua capacità narrativa, della sua intelligenza arguta nel rappresentare l'aspetto comico e divertente della realtà, di cogliere il ridicolo delle cose. Troverete degli errori voluti nella lettera, scriveva volutamente con degli errori e con delle espressioni dialettali proprio per esaltare la comicità da praticante, da umorista praticante, qual era? Lettera ad Armando. Per Armando, 24 maggio 2008. Coco carissimo, ho arrivato sabato dal Marocco, dove non ho incontrato il beneplacito di Allah, in quanto che per 14 giorni ho incontrato vient e meglio all'aro marocchino. Arrivato a Torino invece ho trovato pioggia e meglio lo Padre Eterno, cattolico, apostolico, romano, tedesco. E lì a Lecce lo tiempo è masturbato, speriamo che a giugno dall'otto a Cesenatico ci sia sole. Ho già prenotato e anche pagato per non titubare. Intanto, Armandino caro, mentre ero voglioso di vedere le foto fatte in Marocco 28 anni fa, mi ho trovato questo panettiere patovano, suscette di Pietro Lofurnara. Arma, confesserotti, che la tentazione di scriverti è stata fortissima, alla quale chiedo scusa per il disturbo che arreco. Ma tu, come te la passi? Come scama? Come procedi? Tutto il giorno da moglie, figlie, nipotine e da Sant'Urons, ogni volta che penso al santo protettore mi ricordo di Ronzo Sozzi, di Aliguand Armà. Che tempi, quei tempi. Yeah.
tutto, il suo amico Padovano viene immortalato perché poi fanno il pane, quindi quel momento è anche raccontato con le immagini. Sì. Nell'umorismo di Mario, che come vedete, come chi l'ha conosciuto o comunque chi non lo conosce, si era già per farsi un'idea, era una forma sottile e molto raffinata di comicità. Non c'è soltanto la risata immediata, spontanea, che era il modo con cui subito uno lo conosceva, no? No, c'era anche quello che viene chiamato il sentimento del contrario, Pirandello lo chiama così, e che cos'è? E praticamente lui era capace di vedere nel tragico il comico e viceversa, nel comico l'aspetto tragico. Ed era bella questa sua capacità. Così mentre si immerge nella vita, ne esplora anche la fine, fotografando i loculi del cimitero, quando veniva qui ritornava, lui andava salutando i vivi e i morti, per andare a vedere chi era venuto a mancare, quindi come tenere questo legame con l'esistenza tutta, l'esistenza includeva anche la morte. E questo fatto della morte era molto interessante come lui la tratta, no? In un appunto lui entra in una fossa, fa finta di scavarla, come a costruirsi la sua dimora, l'ultima dimora terrena. Quando è tutto pronto, e lui chiaramente fa lo sfotto finale con il gesto dell'ombrello alla tomba, alla fossa e alla morte, no? E scherzava con la morte, come a non darle l'ultima parola. Inscenava la morte nelle case con i suoi amici, con zio Nuccio, so che qualche volta l'hanno fatto, e quindi si mettevano, facevano finta che uno era morto, si buttava per terra e le cantavano, urlavano, non vuoi più di cuore di sta casa, urlando, e tutti i vicini che accorrevano pensando che fosse realmente accaduto. E la foto, c'è una foto in cui lo vediamo steso su una tomba vera, no? Facendo finta che anche lui è morto, e quella proprio ci fa capire la sua cifra esistenziale. Un vivere proprio a piene mani, anche in maniera dissacrante, anche la cosa estrema della vita di una persona, no? Un ridere, un propiziarsi il destino attraverso il suo repertorio scansonato e scaramantico di gesti, un dirci che tanto sarà una risata che ci seppellirà. In linguaggio militare si dice divertire il nemico, vuol dire distoglierlo da un obiettivo per indebolirlo, portarlo in un altro luogo e poi indebolirlo e quindi possibilmente vincerlo. Bene, il suo modo tutto umano di vincere la morte, no? Poterne ridere, poter averne un rapporto sereno. Il suo divertimento era, per come lo leggo io, una continua ricreazione dello spirito, che mentre gli faceva cogliere gli aspetti insoliti e bizzarri della realtà, gli permetteva di avere una comprensione più ampia, più profonda della vicenda umana. Io penso che la risata fosse il suo patrimonio, il patrimonio della sua intelligenza e della sua sensibilità, e quello che ci, la cosa più che ci lascia come eredità a tutti quanti. E il divertimento per lui non era fine a se stesso, e poi comunque non era mai un divertirsi ai danni contro qualcuno, ma era anche un ridere di sé e ridere insieme agli altri. Era uno strumento di conoscenza e divertimento per lui, di se stesso e degli altri. Era un'empatia, un essere felice rendendo felici, un volgere altrove il proprio affanno quando si sente la malinconia delle persone, delle situazioni, quando si sente il dolore, e ognuno si adopera come può. E lui sceglieva che la risposta ultima non era il dolore, ma era l'allegria. Fu lui che mi fece conoscere Emily Dickinson, lo dice anche qui dentro che ne parlavamo, considerata le parti d'oltreoceano per il suo pessimismo. E per tanto tempo ci siamo innamorati entrambi dei suoi versi, della sua poesia, finché poi un anno tornò e mi chiese: "Ma cosa stai leggendo?" E lui fece il suo modo sbuffando: "Basta, lo sa, quella di Dickinson, basta, questo pessimismo, quando vado si campa, fregatene, lo sa, basta." Cioè, voglio dire, era dissacrante anche nelle cose che poi aveva amato, non le superava, le attraversava. La lettera ad Adriano, suo cognato, che era venuto a mancare, adesso ascolteremo, è un delicato esempio di come si possa ricordare senza retorica, senza mai concedere troppo proprio all'estremismo del dolore. Perché, come poi lui dice, di sorrisi è ancora fatta la vita. Lettera ad Adriano, Torino, 27 maggio 2004. Adriano carissimo, ognuno di noi nella vita si adopera a cucirsi un vestito da indossare. Secondo me tu hai cercato di confezionarsi un vestito comodo e agevole.
Hai potuto quindi sederti lungo i margini dei fiumi per osservare lo scorrere delle acque. Hai potuto sdraiarti sulla sabbia e farti cullare dallo sciabordio delle onde. Hai potuto arrampicarti sui massi delle montagne e seguire con lo sguardo le cime e forse staccarti da esse per fissare sempre più in alto. Forse, Adriano carissimo, a Pian della Musa hai potuto assistere al mitico raggio verde, ultimo grido del sole al tramonto, modulato dallo strivio delle aquile. Hai fissato, hai saputo fissare, Adriano, anche la quotidianità, la particolarità delle cose, perché ne eri capace, ma hai cercato anche di afferrare il tutto e nuotare nell'infinito, nella genialità, e dare ai tuoi disegni, ai tuoi quadri, colori di evanescenza crepuscolare e di limiti forti e precisi. Ti sei giostrato nel canto, nella musica, godendo e facendo godere. In falegnameria hai lavorato di precisione e buon gusto, come anche in tecnica e meccanica. Molto hai modellato, caro Adriano, ne eri all'altezza. L'affetto, l'amore verso Aida e Davide hanno seguito un'ascensione sempre più visibile. Ora poi, cremato col vestito e il tuo bell'aspetto fisico, potrai scivolare nelle correnti della tua genialità, in lungo e in largo. Nel fare ciò, spesso, molto spesso, ti accosterai a noi. Aida, Davide, Sara, Pippo, noi tutti ti sorrideremo, perché di sorrisi, di affetti, di ricordi è fatta ancora la nostra vita. Ciao, Adriano carissimo. Insomma, Mario mi rimandava a me come persona. Io ho sempre pensato che un po' la sua allegria, che come abbiamo detto era la sua cifra esistenziale, però non fosse altro che una forma di dolore che diventa coraggio. Non lo dico io questa bellissima espressione, la dice Joseph O'Connor. E io non trovo conferme di ciò che io penso nelle persone che l'hanno conosciuto, ma voi non sentivate magari che ci fosse anche, tutti dicono di no, tranne forse con Lucia condividiamo questa visione di Mario, no? Però ho trovato tracce di quanto io penso nei suoi diari, oppure quando lo vedevo in certi momenti lui non sapeva che io lo stessi guardando, lo trovavo perso nei suoi pensieri, proprio a guardare il cielo lontano, quindi sentivo una grande consapevolezza della vita, no? Era la sua postura, il suo sguardo che te lo raccontava, oppure in quella stupenda foto che io adoro, dove nel deserto dello Yemen lui proprio ha uno sguardo nell'infinito e quindi non ride in quel momento, no? E quindi una grande consapevolezza veramente di quello che è il dramma della vita, solo che la sua risposta al dramma è veramente l'allegria. E, d'altronde penso che non sia stato facile per quei tempi, dove la povertà era diciamo
un dramma che interessava più persone, vivere in una famiglia con 10 figli, inventarsi una vocazione soltanto per studiare in seminario, per avere questa opportunità, emigrare, sentirsi terrone a quei tempi dove era sicuramente difficile, dove adesso figuriamoci a quegli anni, e non avere in tasca un soldo, emigrare, fare tutti i mestieri possibili, mi diceva Franco, anche vendere il pepe, vivere in una soffitta, lui insieme a suo fratello Rolando, alzarsi all'alba, andare ai mercati generali per vendere le cassette della frutta, fare l'operaio in un centro meccanografico, finché poi, quando vinse il concorso per insegnare, andò lì e salutò a suo modo i capi, i colleghi, dicendo: banda di stronzi, io vi saluto, da domani non vengo più qui. Perché chiaramente aveva subito la diffidenza, l'indifferenza e il distacco, no? Che in quei tempi era molto forte nei confronti dei meridionali. E adesso dai suoi diari di servizio di leva dal 13 novembre 54 al 20 ottobre 55 sentirete alcuni stralci, alcuni estratti. 10-6-55. Saluti e via. Alle 8.40 da Francavilla per Taranto. Lilia, Lues per Rosetta. Giornata triste come questi 5 minuti per il cuore. Piove. Quando tornerò a San Michele? Sono le 4.10. Alle 7.25 prenderò il treno per Palermo. Mi trovo in villa comunale a Taranto. Ho rivisto il porto dove con Rosetta ci baciamo. Alle 2:15 sono andato a salutare la famiglia Silvestro. Bellissima la piccola. Non penso che a trovare un pretesto per lasciare Rosetta. Ricordo con passione Lilia, la mia Lilia. Giornata oscura e di vento. Forte vento, così come piace a me. Penso alla mamma, ai miei, e in questa sofferenza sto bene. 15 giugno 1955. Scrivo a Lilia, il mare, Lilia, il vento del 10 giugno a Taranto. Lilia, il mare infuriato non copre il tuo lamento di amante. A Rosetta accenno l'US immaginaria. Connetta, amore di interesse. Con Rosetta Sapienza, amore di professionista. Con Rosetta Blaze, amore insensato. Con Lilia, amore sentito. Con Lina, amore desiderabile. Il 2 febbraio, il suo compleanno. Lina, l'ho desiderata questa sera. Potrei desiderarla per tutta la vita. I negativi delle foto ce li ho io. Perché non farle sviluppare? Viva la miseria, essa non costituisce certo un grande ostacolo. L'unico ostacolo potrebbe essere mancanza di impegno, poiché l'uomo fa quel che vuole, e anche quando non riuscirei a niente, potrei dire a me stesso: ho fatto, ho tentato. A cosa mi serviranno le sue e le mie lettere? Il ricordo del primo grande amore? Parola insensata. Lina è viva e gode ancora la mia simpatia personale e intima, il mio ricordo spontaneo, il mio affetto voluto. Io sono vivo e potrei godere la sua bellezza, i suoi giovani anni, Lina Calabrese, Lillina la Bruna, la ragazza delle trecce che giocava a palla, Maria Francavilla, la fidanzata che mi fece salire sui tetti, la donna che mi tolse di tasca la pistola, la bella fanciulla che amai col romanticismo. Giugno 1955. Un altro giorno è passato, come tanti altri. Mi è rimasta una sigaretta. Non ho un soldo in tasca. Ho possibilità di sfruttare queste ore preparandomi per il concorso siciliano, ma non ho voglia di studiare. Scrivo tanto per prendere l'abitudine di notare sera per sera gli avvenimenti, i desideri, le delusioni del giorno. E questa sera voglio notare a me stesso che la vita non è poi tanto bella.
Non è forse una pena formulare un desiderio o vederlo irrealizzabile? Non abbatte forse la delusione di una speranza? Non è penoso pensare alla mia famiglia che vive in condizioni non tanto floride. Povero mio padre, come vorrei aiutarti, come vorrei vederti felice, come vorrei ricompensarti dei tanti sudori versati. Per le 11.000 lire c'è la scusa di un addebito per il paltò militare, ma è onesto ciò? Vi è passato, voglio pensare all'avvenire. Eppure esso è così incerto, è così difficile, è così limitato, che ci sarebbe da gridare. Ma qual è lo scopo della nostra vita? Penso a Rolando, anche a lui, come, anche lui come me, vive avanzando nell'età. Lilia mi parlò dell'America, la prossima volta riscriverò in merito. Sarebbe un tentare la fortuna, potrebbe significare per l'America. E l'hanno fatto. Sono le 9, sarà bene che leggo qualche tema. Restare un anno qui a Palermo non sarebbe poi tanto disastroso, visto che vincendo il concorso potrei ritenermi sistemato. E l'hai vinto. Ma non resta che sperare e aspettare che finisca il militare. Dopo ci penserò e a dritta Stuart qualcosa uscirà. Cosa? Domenica 3 luglio 1955. Sto tornando a rispondere a Rosetta, volutamente. Questa sera ho scritto alla signora Bardin Rizzo Maria, via Sarra, numero 10, Torino. Cosa spero? Ma, semplice cortesia. Una letterina non fa male a nessuno. Aspetto che passi il mese pensando a Lilia. Sì che c'è da pensarla. Ora l'osservo sulla foto e comincio a sentire il profumo delle mille rose, guardando il suo fiore. Un vento, un forte vento, piacevole e amabile, galoppando con lei, guardando i fiori. 14 luglio 1955. Ho ricevuto da casa. Poi compriamo un'altra branda. Perciò stai tranquillo, che il posto c'è per tutti. Olga. Cara fratello, sono contenta che verrai in licenza e così staremo un po' tutti insieme. Affettuosi saluti, tua sorella Nancy Aida. Fa la prima elementare. È stata promossa. Scrive abbastanza bene. Sono lietissimo di vedere i miei. Che Dio mi dia la possibilità di poterle aiutare tornando a casa dopo il servizio militare. Tornerò all'istituto Mutilatini. Potrei anche fare scuole serali. Buona. La miseria non è vergogna né un vizio. Salvo complicazioni, martedì 19 uscirò dall'ospedale. Rozzola, voto e gira, spero il 25 di vedermi con Lilia. Le scriverò subito. A Rosetta scriverò domani. Domani io ti lascerò e più non ti vedrò. Addio amore, addio bella e calda Carusa siciliana. Addio avventura d'amore, nata la sera del 14 novembre sul traghetto che mi portava a Villa, sul treno che mi portava a Brindisi. Vestito da soldato, avvicinai la tua amica Gina Cannavò. Rosetta parlava di lavoro a scuola, io parlai di metodo da attuarsi col pesce. La notte risate, cantate e baccate. Quando spensero le luci, Rosetta, con la testa appoggiata al mio gomito, cantava sottovoce per farmi addormentare. Canti, canti una bella canzone. All'alba, prima di arrivare a Taranto, appuntamento per il ritorno, dolci bugie del cuore. Il 17 notte dormì a Taranto,
invece di partire al mattino, partì la sera alle 7.59. La notte, soli nello scompartimento. E dicono che i settentrionali sono freddi. Povera Rosetta, io sono un meridionale, componente di una famiglia numerosa. Rapidi saluti a Messina. Tu tornavi a Catania, io a Palermo, con 17 ore di ritardo. Ieri ricevetti la sua lettera. Sai, oggi verso le 3 siamo andati con i bambini dentro il boschetto e ho rivisto con piacere l'angolino nostro preferito. Mi sembrava di averti accanto. Ti amo. Fu il venerdì santo. Appena terminai il servizio militare, verrò con te a Torino e formeremo la nostra famigliola e guarderemo con ottimismo la vita. Curati bene, senza mai trascurarti. Lues terziaria. Accidenti, mia cara Molettina, non si può più far niente. Perciò, addio. Il nostro amore è stato grande, grande davvero, ma continuare è impossibile, perché è inutile. Fra non molto, anche Rosetta Blaise riceverà l'addio di un giovane poetico e infelice. Antonio Menga ancora non mi scrive. Cosa dirò a casa? Ma sì, Fruttinin, diceva Caro, nati nella miseria, non c'è che da bestemmiare e fischiare. Luglio 1955. Questa sera dovrei essere felice. Sono arrivato a Torino alle 10.10. Sono uscito questa sera alle 9 e scrivo ora che sono le 12. Ciò che mi è capitato stasera appena uscito, qualcuno potrebbe chiamarlo un'avventura. Io la ritengo una considerazione sulla miseria della vita. Una donna di 45 anni, forse, piangeva all'angolo della via. Era bagnata ed ubriaca. E di ciò me ne sono accorto dopo. Sono sola, non ho casa, ho 3 bambini in istituto. Dormiva in una casa sinistrata, un cavallino per la bambina, una donna per me. Ubriaca, voleva cantare, voleva piangere, voleva che restassi un poco con lei, perché potesse parlarmi della sua infelicità, quando essa si chiamava Letizia. Ma esiste la felicità? Esiste Dio? Esiste la coscienza? Povero mondo, povero me, povero mio padre, mi ha dato 1000 lire, povera mia famiglia. 4 agosto 1955, ho letto tutto il giorno il volto della guerra. Tante bestemmie stasera, tante imprecazioni contro me stesso e la miseria. Da Liglia sul ponte, vicino alla casa in costruzione. Sono le 2:20 e vado a letto col cuore affratto e maledicendo la vita. 26 settembre 1955. È da tempo che non vado scrivendo più niente. Del resto, cosa scrivere? Se il cielo è splendido o nuvolato? Se la corrispondenza connetta con Livia, Elena o Muccio e altri è attiva? Se sono felice o infelice, se sto studiando, se i mesi passano con lentezza, se il congedo, dicono a dicembre, si fa attendere, niente di tutto ciò attualmente mi interessa. Penso alla mamma, che la lasciai sofferente più moralmente che fisicamente, e mi rattristo. Che Dio la conservi a lungo e le dia la gioia di vedere Maria sistemata. Nora, Gilda e tutti noi sempre vicino al suo cuore, veramente, nobilmente, santamente, materno. Penso a mio padre, che lavora tanto, che tanto si è sacrificato e si sacrifica per noi. È brutto pensare alla vita. È brutto soffrire, è brutto saper di soffrire. Palermo, 30 settembre 1955. Mio compleanno.
In ricorrenza di ciò, ho ricevuto da Lilia un portasigarette con un pacchetto di serraglio. Gli ho scritto: se mi presenterai una donna come te, ti lascerò, ma tu non la troverai, ed io sarò sempre tuo. Ho risposto a Netta: mia cara Antonietta, poterti ora rivedere per poco tempo, poterti godere per tutta la vita. È un sogno questo, un sogno meraviglioso, che non ha consistenza. Quando penso alla mia infelicità, alle mie situazioni, alla mia incostanza. Vivo in un mare di miseria, economica e morale. Vivo come può vivere un infelice giovane che questa sera sente il peso di 25 anni compiuti. Le ho parlato della mamma ammalata, di mio padre, di Rolando. Ma io mi arrangio nella miseria. Volendo, so chiudermi in me stesso e sputando per terra, penso che le cose del mondo, come le noci, si accomodano da sé nel paniere, tanto più presto quanto maggiori sono le scosse. Il tempo è come un vecchio sarto che rattoppa anche nel buio. Per la licenza ordinaria, al capitano dirò che i miei parenti, i miei amici, le mie amiche sono morti tutti. Facile lavorare della paura. Ottobre 1955, dopo aver partecipato ad una festa nuziale, verso le 7:15 ero seduto nel giardino quando una foglia gialla è caduta vicino a me. Povera foglia, povero me. Si è raccontato in quel modo, però si è lasciato intuire, e io ho sentito molto forte la dignità di come affrontava: io mi arrangio nella miseria, la miseria non è una vergogna, non è un vizio, non ho un soldo in tasca, e cioè, questa è una grande lezione di dignità, perché poi lui ha usato la cultura per emanciparsi dalla miseria, un po' come la lezione della sua famiglia, no? Quindi una grande lezione, oltre una grande lezione d'amore, tutte le donne che lo hanno
circondato contemporaneamente, e senza che lui mai si sia lasciato imprigionare da un solo affetto, mantenendo sempre forte la sua indipendenza e la sua autonomia, la sua sete di libertà. E poi c'è un termine, avete trovato sempre l'US immaginario, l'US per Rosetta, il giovane, l'uetico, terza, l'US terziaria. Bene, ho fatto per trovare questo termine latino, si trova in Petronio, ed è diciamo una produzione di liquido che in genere succede agli uomini in alcune situazioni, mi devi lasciare immaginare, come la raffinatezza, come lui ha usato, è andato a trovare Petronio, che non è un termine molto, molto diffuso per dire appunto la sua cultura, non la citazione volta, l'uso con vicino poi ad altre. L'US. Infatti, Mimino. Cioè, Mimino, proprio Mimino. Proprio alla Mario, sì, infatti, stavo cercando, vabbè, ma lui non l'ha usato. Mario non l'avrebbe detto. Non l'avrebbe detto, no, ma l'US si è scritto, nella scrittura è scritto questo. Le terziario è la terza volta che si faceva per quella donna, no? Primario, secondario. Bene, le tracce di Mario, anche se noi ci fermiamo qui, noi ci fermiamo qui chiaramente, portano ancora lontano, dalla prima radice del paese, dalla casa dell'infanzia di Via d'Emilia numero 19, ad altre radici, radici multiple, a Torino in Via Verdi 7 prima e Via Santa Chiara 50 dopo, e poi viaggiatore del mondo, New York, Monte Athos, Grecia, Madagascar, Yemen, poi puoi dirci tu meglio. Ovunque partecipare e conservare i tesori dell'uomo, un po' era così, no? Ovunque ricevere bellezza e cultura. Un po' del suo radicamento abbiamo provato a raccontarlo, qui nel suo paese, nel posto dove sentiva di dover tornare. Non è che una parte minima frammentaria. Anche questa sera Mario non può essere imprigionato dal nostro affetto in una sola definizione. Anche questa sera sfugge per preservare la propria indipendenza, che dicevo prima, la propria ricerca, la propria solitudine. Viaggiatore scalzo per mare e monti, in campeggi liberi, senza tempo. Io lo ringrazio moltissimo per come è stato, per l'allegria che ci ha donato, per essere stato un viandante curioso con un animo leggero, per non aver mai cercato di essere qualcuno, per essere stato un non personaggio ed esserlo stato suo malgrado, per aver diffuso nelle scuole del nord in cui ha insegnato l'amore per un piccolo paese sconosciuto, per le sue rime baciate, per aver capito e praticato prima di tanti il valore della cultura popolare, quella degli analfabeti e degli ignoranti. Gli sono grata per quel suo affabulare sincero che lo faceva parlare con tutti senza distinzione o pregiudizio, che lo rendeva ospite gradito e ricercato nelle case di tanti. Mario di tutti era felice nell'incontro, nel mescolarsi nella folla, nell'essere nessuno, in una delle tante comunità tra amici, nelle tavolate boccaccesche, nelle comunità del cibo e di telari guerre, nel raccogliere parolacce e preghiere, nel godere dell'umanità genuina, con gli accordi facili per le sue dita di re e là, e sempre bevendo, grazie a Dio, sempre cantando. Questi sono i miei versi per lui. Quando Mario muore, muove un bel vento, come piaceva a lui forte e chiaro, vento di donna, di paese lontano, di noci nel paniere, di vino e allegria, di figlio alla scasetta con latte e scarpere, di porta aperta in piccola casa, di whisky per colluttorio, litri e litri di compagnia, masseria nuova formato cartolina, formato che ritorna, che viaggia, che ride, edizione popolare eppure colta, una conserva d'amore, di sole e di nebbia, sott'olio e sotto neve, al tempo delle lettere. Un pomodoro sicchede, la valigia pronta sotto la tavola imbandita. Che tempi, quei tempi. Senza nulla pretendere, di tutto godere. Io non so cosa sarà, so quel che è stato. Ti riguarda, ma abbiamo provato ad uscirne vivi e felici. Cosa rimane non so, ma cantiamolo ancora. Non ti abbandono, no, no. Senza ombra, il morto interrogato rise. Il morto interrogato a suo tempo ci mandò a dire: «Li portuni son d'oro, li maniglie son d'argento, buonasera a tutta sta gente, io mi rivoco a ricusè».
parliamo di Mario come, innanzitutto come un papà, ma anche come una persona che io ho sempre stimato per il suo modo di vivere, no? Nel senso, non ha mai dato impressione, per quanto ne so io, per quanto ho conto io, di avere delle difficoltà, lui esorcizzava tutto con un "ma fregatene", no? Cioè, io magari qualche problema, come tutti i figli, l'avrò creato anche io, però poi insomma alla fine dice "vabbè, ma fregatene", e comunque mi ha sempre dato, no, questa diciamo la direzione che lui riteneva quella corretta. Ho ammirato molto il suo spirito di viaggiare, di voler conoscere, e diciamo anche senza tanti soldi, insomma, le lingue, nel senso che mi raccontava, ad esempio, essere stato negli Stati Uniti, io spesso lo accompagnavo, andavo a prendere all'aeroporto come il giornale, arriva Battista, come si dice, e mi raccontava che non so, magari si è trovato a Brooklyn, a New York, e lui l'inglese niente, francese balbettava qualcosa, ma parlava in San Michelano, e spesso e volentieri, in particolare a Brooklyn, cioè, hanno passato, poi ha fatto amicizie, andava nei bar così, e trovando oltretutto appunto persone di origine italiana, insomma, passavano serate poi assieme a raccontarsi un po' tutte le vicende dell'Italia, dell'America, eccetera. Ma ha viaggiato anche tanto in posti dove, non so, mi viene in mente lo Yemen, il Madagascar, in Africa con altri amici, eccetera. Lui ha sempre avuto un grande interesse per le persone, ed è una cosa che anche io un po' me la porto dentro, cioè mi piace di più, per esempio, andare in una città che non conosco e non andarmi a vedere il museo, perché è una cosa un po' statica, invece magari fare un giro nei mercati, fare un giro per le strade, vedere le persone, parlare con loro, dialogare, cioè questa voglia di conoscere le persone, di conoscere le esperienze degli altri. E poi si annotava tutte le varie giornate, le varie cose. Questo l'ho fatto anche come insegnante con i suoi allievi, e io ho ancora, diciamo, raccolto dei compiti in classe che lui non ha consegnato, perché se li è tenuti lui, però ha sempre avuto un modo di vivere che di fatto era, non ha mai presentato o non ha mai esternato difficoltà, ed è per questo che, insomma, io, tra le altre cose, la mia è un po' una sensazione strana, no? Quella di essere qui stasera, e ovviamente ringrazio tutti, dall'amministrazione comunale, a tutti i partecipanti, a tutti coloro, a Rosaria che si è prodigata, no? Io, quando ci siamo sentiti telefonicamente, l'ho nominata ambasciatrice sul territorio di San Michele, di quello che è un po' il patrimonio di papà. Questo anche perché io ovviamente non sono nato qua a San Michele, ho passato tante vacanze estive, e molto volentieri, perché per me venire a San Michele era poi stare durante il periodo della festa patronale, della cassarmonica, delle luminarie, della cupeta, e tanto per dire. E poi per me era divertente
anche un po' così andare in giro con lui, con i suoi amici che sono stati nominati prima e che sono anche presenti qua e che ringrazio ovviamente. E, diciamo che mi sono affezionato a questo paese perché anche se mancavo da un po' di anni, da 11 anni, ho sempre cercato di mantenere un po' i rapporti, anche perché poi papà negli ultimi anni mi chiedeva, ogni tanto mi obbligava a telefonare a persone che io sapevo che purtroppo insomma, erano da un'altra parte, insomma, no? E dicevo, no, guarda, stasera no, papà non risponde, sarà uscito, che ne so, poi proviamo, no? Ecco. Mi avrebbe fatto piacere portarlo qualche tempo fa, però insomma non era forse più anche tanto il caso di fargli fare tutto questa trafila, questo giro, questo vagare. E quindi niente, io sono molto contento di poter essere venuto qua a San Michele, spero di poter contribuire un po' a quello che papà ha fatto in questi anni di sua permanenza, di suo venire qua a raccogliere un po' di storie, storielle, aneddoti, ha scritto un po' di cose, insomma, che avrei piacere che insomma fossero conservate in presso questa Pinacoteca, e così sarà, e anzi anche per questo io vi ringrazio, perché mi avete dato anche una possibilità, cioè quella di ritornare ancora più volentieri nei prossimi periodi, con la scusa che questo è un pezzo di mare, insomma. E quindi voglio ringraziarvi tutti, insomma. Mi sento un po' a disagio perché probabilmente sono l'unica qui dentro che non ha avuto la fortuna di conoscere personalmente Mario. Però l'ho conosciuto comunque, perché ricordo che nel mio primo mandato amministrativo arrivavano in comune molto spesso cartoline di Mario dai vari posti in cui lui si trovava. Arrivavano lettere, e ogni volta che arrivava una lettera di Mario eravamo lì tutti nella stanza del sindaco a farci un bel po' di risate, perché tra italiano e dialetto, tra allusioni probabilmente che solo loro capivano, Mario ci portava quella sua freschezza e quella sua allegria. Ed era attentissimo alla vita del paese, perché ricordo che ogni volta che usciva il nostro bimestrale, il giornale del comune, la prima persona a cui lo mandavamo era Mario Nacci, perché malauguratamente un numero non arrivava a destinazione, ci arrivava subito il messaggio, la lettera, la cartolina di Mario che ci rimproverava del mancato invio, magari era andato perduto. Per questo, pur non avendolo conosciuto personalmente, una parte, perché l'altra parte l'ho scoperta, una parte di Mario, quella sua più allegra, l'ilarità, il suo modo di raccontarsi e di chieder conto di quelli che erano qui, l'ho conosciuto attraverso questo scambio epistolare con il sindaco. Poi ho saputo che Mario aveva fatto un altro viaggio. E ci siamo ritrovati in piazza un po' a chiederci che fare adesso, no? E ci siamo ritrovati nell'idea di metterti un po' in croce, almeno chi ti conosceva, perché io non potevo assolutamente farlo, ci siamo incontrati qualche giorno fa, di pregarti di inviarci un po' di materiale di Mario, perché mi veniva raccontato che lui girava col suo registratore che abbiamo qui, che ci è mandato, e quindi con la sua macchina fotografica, con tutte le sue cose che tu ci hai mandato. E quindi immaginavamo che ci fosse un patrimonio di Mario che in qualche modo era il simbolo di questa comunità e che comunque raccontasse questa comunità. Qualcuno si è preoccupato di metterti in croce,
Ripeto, non potevo farlo io, ma qualcuno si è preoccupato di metterti in croce. E quando mi hanno detto, bene, Franco ci manda, subito decidiamo che fare e soprattutto perché. Perché potremmo raccontare la storia di tanti San Michelani che sono andati via e che non ci sono più. Perché Mario? Perché attraverso il tuo materiale, in Mario c'è un po', in questo materiale c'è un po' la storia di San Michele, a cominciare dalla famiglia povera, dal classico ragazzo della famiglia povera che prima il militare, poi ho sentito anche il seminario, perché era l'opportunità di studio, l'opportunità attraverso la cultura, quella con cui non si mangia, invece attraverso la cultura di fare uno scatto sociale e comunque di trovare anche il lavoro per il proprio e l'altro sostentamento. E poi le foto, che sono un percorso dello sviluppo di questo paese, la cassa armonica, dicevi prima tu, no? Ma anche le strade del paese che si raccontano attraverso le visite che lui ha fatto, da epoche più remote fino alle epoche più recenti, la congrega, la processione. Ecco, guardare attraverso le immagini e le foto che Mario ha scattato, quella che è stata anche l'evoluzione dei costumi, no? Come ci vestiamo oggi, come si vestivano 30 anni fa, 40 anni fa, e poi anche il linguaggio. Ci ha mandato un sacco di cassette, non le abbiamo ascoltate tutte, almeno io non le ho ascoltate tutte, Mondino e il vice sindaco le hanno ascoltate, gli stornelli, le canzoni, i modi di dire, le parole che ormai non si usano più o che tante volte se sentiamo anche nei bimbi più piccoli ci arrabbiamo pure, no? Perché dobbiamo parlare tutti quanti l'italiano, ma che sono un patrimonio di una tradizione di un paese che non deve assolutamente andare perduto. Noi probabilmente ti abbiamo chiesto un sacrificio grosso. Io come te ho perduto il papà da poco. E sinceramente, se dovessi privarmi di qualcosa del mio papà in questo momento, non ne sarei capace. Per cui ti ringrazio, ma ti ringrazio veramente col cuore, perché io dico sempre che chi non c'è più vive attraverso di noi, che se vogliamo far vivere chi non c'è più e sentirlo sempre vicino e presente, dovremmo fare le cose che ci hanno insegnato. Tu hai fatto esattamente questo. Papà era attaccato a San Michele, quindi tutto quello che appartiene a San Michele torna a San Michele, perché probabilmente lui da qui non è mai andato via. Avrà costruito, avrà insegnato, si sarà relazionato con il mondo e con tanti altri popoli e persone, però il cuore probabilmente era qui e questo materiale lo dimostra. Quindi Franco, veramente grazie, grazie dall'assessore, ma grazie da Maristella, perché apprezzo molto quello che hai fatto e stai tranquillo, lui sarà sempre qui, perché di questo materiale faremo tesoro, vedremo di sistemare anche le foto che non abbiamo esposte in maniera tale che ci sia una raccolta delle sue foto, che ci sia qui in Pinacoteca o giù in biblioteca, per quello che riusciremo a fare noi che siamo amministratori a fine mandato. Avremo una sezione di Mario Nacci, quindi in qualsiasi momento tu vorrai venire a San Michele, Mario Nacci sarà tornato a San Michele e lo troverai qui. Grazie, grazie, grazie. Credo che sia stata una bellissima serata, anzi senza credo, è stata una bellissima serata. Se proprio dovessi trovare un neo a questa serata, per essere proprio completa, a quella sta un rizzolo di miele e un piatto di stracchiotte dopo il piede, per essere proprio completa. Però devo dire che mentre insomma seguivo tutto quello che abbiamo sentito, abbiamo ascoltato, abbiamo letto di Mario Nacci, mi immaginavo lui che ci guardava, no, immaginavo altro, cioè io l'ho conosciuto Mario Nacci, ma certamente in qualche occasione, non era un rapporto di amicizia, però conosco e so di chi stiamo parlando. Il rapporto di amicizia era più ovviamente con mio padre per ragioni anagrafiche,
lo conoscevo bene in quanto ho assistito a qualche sua performance, specialmente notturna, post cena, chitarra e quant'altro, eccetera, eccetera. Quindi so di chi stiamo parlando, so bene di chi stiamo parlando. A lui piaceva molto, come si è detto, ridere e scherzare, e abbiamo confermato ancora una volta il suo amore smisurato per San Michele, per i San Michelani, per la terra. Ora, io immaginavo lui che assisteva a questa serata, e sono sicuro che questa volta qualche lacrima è scappata. Sono sicuro di questa cosa. Detto questo, anche se lui tendeva a ridere, detto questo, io passerei, abbiamo detto tutto di Mario Nacci e siamo contentissimi di aver fatto questa serata. Voglio fare dei ringraziamenti, a te li faccio per ultimo, giustamente tu sei ospite. Devo dire, ad onor del vero, che questa serata nasce da un input che ci è stato dato, devo dirlo perché è vero, da Mondino. Perché quando è morto tuo padre, tra l'altro, Mondino scrisse un post e ci chiede lo spunto per organizzare questa serata. Dopodiché io a settembre sono stato a Torino, la Fiera del Gusto, ci siamo visti con te, ne abbiamo parlato, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo dato vita a questa serata, che forse è tra le più belle serate, iniziative, come dire, culturali che abbiamo fatto nell'arco di questi anni, e sono davvero contento, e per questo devo ringraziare nuovamente Mondino, che ha partecipato all'organizzazione, no, c'eri pure tu, anche da un punto di vista tecnico mi pare che tu abbia partecipato a questa cosa. Naturalmente devo ringraziare Rosaria, Mimino e tutto lo staff, no? Che si è adoperato, si è prodigato. A noi quando è arrivata sta cassa qui mi ha detto: come fa qua il gruppo? Abbiamo steso tutto sul tavolo, quindi abbiamo poi è arrivato proprio in pochi giorni, abbiamo dovuto fare per ovvie ragioni, insomma, questa serata. Quindi devo davvero fare i complimenti a tutti quanti voi, grazie Rosario, grazie Mimino, e da ultimo, dopo aver fatto ringraziamenti ovviamente a Mario Nacci, che ci ha dato lo spunto per fare questa serata, naturalmente ringrazio Franco, che ci ha consentito appunto di poter fare questo, e noi, come dire, perché si possa lasciare un piccolo segno, ma simbolico, di questa serata, abbiamo pensato di consegnarti una pergamena, un piccolo ricordo di San Michele, che io sono certo che tu conserverai a casa tua, e con un pensiero, una pergamena al dottor Franco Nacci, per essersi privato attraverso questa donazione dei ricordi paterni, anteponendo l'amore e l'attaccamento per la nostra comunità all'amore filiale, consentendo attraverso le foto, gli scritti e le registrazioni del professor Mario Nacci di arricchire il patrimonio storico e culturale del nostro paese. Grazie ancora. Io dovrei dare adesso la parola a Lucia per un messaggio che viene da Torino. Ok, io devo dar voce a qualcosa che ha scritto anche mia sorella, perché io ho conosciuto, allora, io ho conosciuto Mario subito prima di partire per Torino, là dove sul muro recita la scritta di Montale, ho scritta perché non me la ricordo, la casa delle mie estati lontane, là nel paese dove il sole cuoce e annuvano l'aria le zanzare, via Parini. Solo che io adesso, per me San Michele sono tutte le scritte dell'attacco poetico, non esistono più le vie. Grazie. Eh? Vabbè,
comunque io lì ho avuto il piacere di incontrare Mario, mia madre e mio padre. Ah, questo signore abita a Torino. Ho detto, vabbè, ok, piacere, piacere. Non sapevo che avrebbe avuto veramente un peso leggerissimo nella mia vita, perché lui mi ha insegnato a essere leggera ma non superficiale, a ridere, sorridere e condividere il sorriso soprattutto con gli altri, non tenerlo per i fatti miei, e poi soprattutto anche a trovare, che ne so, a dirmene, come ha detto Franco, a riuscire a dire a me stessa fregatene quando ti ritrovi poi in un vicolo cieco e non sai dove te ne devi andare. Poi sì, ma fregatene, fottitine, ma va bene. E ho avuto quindi il piacere di conoscere questo Mario, che non era il Mario giovane che ho avuto l'onore di leggere, ecco. Non me l'aspettavo, però non è che non me l'aspettavo, era che proprio era nascosto tra le righe di Mario questo, perché proprio fa parte del suo passato. E in questa occasione abbiamo avuto, cioè mia madre ha chiamato mia sorella dicendo: guarda che c'è questo evento, devi per forza scrivere qualcosa per Mario. Mia sorella ha scritto di botto perché non ci ho pensato, proprio le prime cose che mi sono venute di Mario, e le ho scritto. E sono proprio, è proprio lui. Tutto il mondo è paese, questa è l'espressione che mi fa pensare a Mario. Lui rendeva paese tutto il mondo e lo riempiva di festa, di cultura e di gioia. Lui, un vulcano di energia. Al telefono non rispondeva mai con "pronto, chi parla?". Per lui non aveva senso. Lui rispondeva parlando e continuando un discorso e l'altro, spiazzato, veniva subito inserito, accolto nel suo mondo paese, fatto di semplicità e spontaneità. Con Mario non c'era tempo per le situazioni convenzionali e di rito. Lui apriva porte, cuore e finestre, e tu eri senza accorgertene già seduto ad ascoltarlo e ammirarlo. Ma Jesus, la sua casa? Una casa paese, dove qualsiasi paese trovava un piccolo spazio dove sistemarsi con armonia. Lo potete vedere nelle foto qui dedicate alla casa. Mario portava con sé paesi di tutto il mondo. Mario portava masseria nuova in tutto il mondo. Francesca Gallone, una bella guagliona. Erano chiamate le tre grazie, le ragazze di San Michele che stavano lì, poi diventarono quattro grazie, però io ho detto non vi montate la testa, perché lui teneva le tre grazie ovunque. San Michele ne teneva assai grazie quando mandava le cartoline. Le sue cartoline non erano le cartoline dei paesaggi, lui faceva la foto sua in un posto, e poi aveva inventato questa cosa bellissima di farla a cartolina, teneva proprio il formato, e quindi le cartoline erano sempre rappresentavano lui o rappresentavano un momento, e chiaramente con delle scritte sempre, e quindi io ne butto anche le tre grazie, essendo io mia figlia e mia madre, messa in posizione, perché ci doveva dire quella la posizione come ci dovevamo mettere, chiaramente. E io volevo che, insomma, chi vuole parlare, penso che Mondino voglia dire qualcosa, perché quello che ha, diciamo, è stata la spinta propulsiva è stato lui, quindi credo che il mondo dovrebbe dire qualcosa. Sono, intanto credo che Mario sia rimasto contento di questa serata. Ci ha sentito. Poi vorrei fare un'altra osservazione su questo materiale che sta messo lì, faremo la sezione un po' tutto, però le avevo già parlato col sindaco, non vorrei che si sprecasse questa occasione. Noi San Michelano, con il lavoro, con il materiale di Mario Nacci, abbiamo la possibilità di conoscerci meglio, di conoscere noi e di farci conoscere noi ai nostri figli. Allora bisognerebbe fare uno sforzo, tutti fanno i programmi elettorali in questo periodo. Io spero tanto che qualcuno, che tutti i candidati, sindaci, che le forze politiche che si propongono per amministrare il paese tengano conto di questa necessità e di spendersi un po' per ottenere questi risultati. Grazie.
Allora, io stavo dicendo, ci sono tantissimi volti, cioè, nella sua vita hanno avuto un'importanza, ma lo cugino Nuccio non può non esimersi da dire qualcosa. Grazie, solo due parole. Mi sono permesso di paragonare Mario al generale della Chiesa. Forse te l'ho detto un altro giorno. Il generale della Chiesa, premetto, era contrario a tutte le interviste. Però a una delle interviste, di pochissime, fu chiesto: generale, che cos'è per lei l'arma dei carabinieri? Disse: io gliela mare non ce l'ho attaccata al bavero, ce l'ho sul cuore. Se avesse chiesto a Mario che cos'è per te San Michele Salentino e i San Michelani, Mario avrebbe risposto: San Michele Salentino è il mio cuore, i San Michelani sono tutto dentro. Perché Mario non guardava in faccia a nessuno, per lui erano tutti amici. Infatti, quando il giorno fa mi venne chiesto chi sono gli amici di Mario, tutti, prende lo stato civile, tutti gli erano amici di Mario, tutti. Questo volevo solo dire. Grazie. C'è zio Nuccio. Zio Nuccio, tu vuoi dire qualcosa per Mario? Ha ballato. Ti vai di dire qualcosa? Io? Sì, tu. Ti porto il microfono lì. Non arriva. Prendiamo quello di lì. No, ma quello si sente poco. Allora se lo metti vicino. Io ce l'ho nel cuore. Come ho nel cuore tutti i San Michelani, tutti i Bassanova e tutti voi che mi avete fatto felice. Evviva i San Michelani! Grazie a tutti. Io forse sto facendo un po' il vadente, però so che c'è il figlio di Orazio Bellanova, suo amico, so che c'è il figlio di Orazio Bellanova, suo amico e la moglie. Ecco, se qualcuno di voi, so che era molto importante, è stato importante, una presenza importante nella vita di Mario, e poi è diventato suo marito tramite anche Mario, maestro di mio marito, quindi queste amicizie poi si allargano. Ah sì, ecco perché ha detto che sono stato a casa sua, perché l'avevi scambiato l'altro. Vediamo come rimetto in casa, vi faccio vedere. Quando arrivavano le lettere di Mario era una festa in casa. Prima la prendevo io, no? La posta. Poi è arrivato il pomeriggio, mio figlio, tutti erano ad uno, tutti erano lì. Perché era un amico sincero, è stata un'amicizia bellissima quella di Mario. Mio marito in casa. Sì. Quando veniva poi diceva, mi raccomando. Non essere forte con Graziella, insomma scherzavamo. Beh, era una bella vicina. Che nel diario parla tanto di Orazio, che va a studiare, studiavano insieme per il concorso. Andava a trovare con altri amici in campagna. Poi arrivava un altro e faceva la sorella di sua moglie qua. Uebe, ce l'ha fatta, uebe! Insomma, una serata bellissima. Al mondo piccolo davanti al suolo c'è anche la foto di chi è con la luna. È stata una bella serata, una bella amicizia con Mario. L'aspettavamo sempre. Qui dietro c'è una lettera che Orazio ha scritto a lui, l'abbiamo appesa, molto bella, sì, se volete leggerla, c'è la lettera proprio di Orazio che abbiamo appeso, sì. Magari poi la può leggere, dopo con calma, non era del reparto delle lettere. Se qualcun altro dei suoi
vuole dare un saluto con piacere. Altrimenti, se non c'è nessun altro, diciamo, ricordo, possiamo un attimo? No, niente. Pezzi e poi ritornava.